l'arte ha sempre avuto un ruolo importante, prima aveva anche un ruolo politico, un ruolo sociale, rappresentativo. Oggi credo che lo sia ancora, però con una libertà diversa. Cioè, l'arte oggi non ha un fine ben preciso, però allo stesso tempo risulta indispensabile nella lettura di certi fatti, come se fosse una lente di ingrandimento, no? Che va a indagare, ad amplificare un po' certi argomenti, no? Che hanno a che fare con la nostra società, ecco. Per quanto mi riguarda, quindi quando mi trovo di fronte a delle problematiche, anche sociali, perché il mio lavoro spesso indaga su fatti sociali, cerco di amplificare il più possibile attraverso il mio lavoro quella tematica lì. Non ho una coscienza chiara di come agisco e mi muovo. So che non ho limiti morali, ecco. E quindi, perché credo che l'arte non abbia a che fare con la morale. Però ci sono delle idee che diventano delle ossessioni e riesco a liberarmene solo nel momento in cui le realizzo. Quindi non so fino a che punto poi posso giustificarle, ecco. Cioè, non puoi costruire su di te l'ironia, no? Cioè, è una cosa che è innata e ricordo che da sempre sono stato un po' così, cioè, irriverente verso gli insegnanti, insomma, tutto ciò che aveva a che fare con l'educazione, no? E quindi a scuola, mi ricordo, facevo sempre queste vignette, queste caricature agli insegnanti, ma mi veniva naturale, cioè, lo facevo per divertirmi, ma anche per divertire gli altri. A volte è uno schiaffo, no? A volte è una carezza, cioè, ma non... Cioè, non, l'artista credo che non sia in grado di riconoscere un limite. Cioè, si esprime, viene la battuta, funziona, la fa in modo anche istintivo e poi le conseguenze sono o un consenso plateale oppure una denuncia, cioè il rischio del tuo lavoro.